Allora, i costi energetici aumenteranno, cioè in parte sono aumentati, quindi l'energia elettrica è già aumentata. In parte aumenteranno dal 1° di ottobre, quando scatterà il nuovo anno termico, e quindi il prezzo del gas non sarà più quello che abbiamo contrattualizzato e che abbiamo attualmente, ma diventerà quello di mercato. E quello di mercato è aumentato di circa il 1000%, no? La nostra è una struttura particolarmente attenta ai costi gestionali, quindi noi abbiamo un cogeneratore, quindi noi produciamo gran parte della nostra energia elettrica, no? Utilizzando il gas metano, quindi abbiamo comunque un risparmio. Abbiamo comunque un risparmio dal fatto che a novembre allacceremo, perché li abbiamo già installati, i nuovi pannelli fotovoltaici, e quindi sono altri 130 kW. Detto questo, i dati sono un po' questi qui. L'anno scorso noi pagavamo il gas 0,29 a metro cubo al 1° di settembre, quando ho scritto a Regione Lombardia il gas era costo finito di imposte, accise e quant'altro, era 3,30 euro, e quindi l'incremento è notevolissimo. Vuol dire che solo per la parte gas si passerà da 140.000 euro l'anno a 1.500.000 euro l'anno. E per la parte energia elettrica passeremo da 54.000 euro l'anno a 180.000 euro l'anno. Quindi complessivamente l'incremento è mediamente tra gas e energia, perché l'energia è cresciuta di meno, è del 786%. E quindi la bolletta energetica di Villaggio Amico su base annua diventerà di 1.700.000 euro contro i 193.000 euro. Questo si traduce in un incremento per giornata di presenza di circa 30 euro al giorno.